Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, visto che fa un caldo della miseria, non ci va di uscire, non abbiamo una lira per andare in vacanza. Andiamo a gironzolare per una mappa ricostruita in Minecraft, vero amore? Eh sì, però Dimmi. chissà dove siamo, qui c'è la sabbia. Allora, mi giro, mi giro, mi giro. Siamo al museo di Louvre. Che bello, fatto da New Even. È stato pubblicizzato anche sulla pagina e sul launcher ufficiale di Minecraft questa mappa. Io non vedo quella piramide di vetro, non la La piramide vedo. di vetro è molto più lontana, è al centro di solito del museo di Louvre, quindi ci dobbiamo arrivare. Partiamo, amore? Va bene, Ok. andiamo in volo. Mamma mia. Allora, ragazzi, se arriviamo a 1000 like, facciamo vedere un'altra ipermappa di queste gigantesche stratosferiche pubblicizzate sempre dal sito di Minecraft. Vero, No, non è vero per amore? Ecco, niente. cattiva. Poi condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e intanto già si cominciano a vedere delle strutture mastodontiche. Cioè, a pensare che questa l'ha pubblicato la parte non completa 2 mesi fa. Quindi vuol dire che Madonna. in 4 mesi circa ha fatto tutto. Ma io in questi posti ci voglio andare davvero. E ci si potrebbe andare un giorno, chi lo sa. Solo se i nostri amici si supportano, però. Se lo. No. Guardate che bella. Oh Sono pure i miseria. cartelli, Questo è avevo l'arco. pure. Guarda, ha Chi ci ha fatto i scritto pure. cartelli? C'è C'ho scritto. scritto. Vabbè, io il francese non lo so, quindi. L'Empereur del. Ah, è il testo che sta scritto veramente sopra l'arco. Te so di. Mamma mia, non lo voglio leggere perché sennò rovino pure il francese. Ci manca solo quello perché rovino pure l'inglese io di norma. Però è veramente fatto bene. Guardate i dettagli. Sì, veramente Guardate. bello. C'è una cosa mastodontica: gli alberi, tutto il giardino intorno. Ci stiamo avvicinando, eh. Qua ci stanno due angeli. Ah, no, sono i Io di cavalli? una fontana. Amore, questi sono cavalli o angeli? Aspetta, secondo Vedo un me. maiale. Sembrano tipo grifoni, hanno le ali. Bellissimi. L'ho visti. Io ho visto un maiale. Oh, miseria, quanto è largo. Oh, questa? Un maiale, No, la due struttura maiali. centrale. Dove li vedi i maiali? Qua. La smetti di guardare i maiali? Bella Che ci fanno i maiali al Louvre? domanda. Allora, questa è una bellissima piscina centrale. Eh sì. Andiamo a far bagno, mi sembra giusto. L'ho vista. Posso dire di essermi fatto il bagno nel museo di Louvre? No, non lo puoi Come dire. no? Sì, lo posso dire. No, non lo puoi dire. Dove vai, amore? Non mi lasciare indietro, però. Vuoi andare lì? Te l'ho detto. Aspettami. No. Tu rimani Maledetta. nella fontana, che è la cosa più Ma dobbiamo bleh guardare del tutto. posto. Allora, qui abbiamo anche delle altre bellissime statue. Questi sono cavalli, cavalieri. Guardali. Fatti in diagonale, non ci avrei mai pensato. Beh. Venuti veramente bene. Ok, eccola la piramide che diceva Belz che non c'era. C'è, bella centrale, ci stanno anche le piccoline. Guarda che carina, Ma guarda come l'ha che fatta stile poi. Luce. In effetti non è facile per niente farla così. Sembra facile. Poi guardate le strutture intorno, i dettagli. Sono pazzeschi i dettagli di queste strutture. Ma si sarà aiutato con qualcosa, dai. Non lo so se l'ha aiutato qualcuno, Però però. c'è un cartello anche qui. Dove stai? Dove? Non ti vedo. Pavillon. Dove sei andata? Dove Sul lato sinistro della piramide. Eccomi. sei? Eccomi. Ah, che ti Eccomi. vedo. È talmente lontano che non ti vedevo. Mazza. Fammi vedere, fammi vedere. Dov'è il cartello? Sopra l'arco. Ah, quindi ci sta un altro testo. Vediamo poi. Dice Pavillon. Non lo voglio dire perché sennò storpio il francese. Ok, ah, ma guarda, pure i portoni sono stati fatti benissimo. Una cosa stupenda. Le vetrate, tutto perfetto. Moro un po', entro dentro. No, noi entriamo dalla porta principale, amore. Vieni, vieni. No, Voglio far ladro. andiamo frontali, dai, facciamo le cose fatte bene. Oh, guardate che bello il corridoio centrale. Guardate che stupenda da vedere. E non stiamo utilizzando nessuna shader pack, quindi è tutto pulito, eh. Mazza, se è così grande così, figuriamoci davvero. Infatti questa è la riproduzione su scala in Minecraft. Quindi immaginate davvero quanto è mastodontica per chi non c'è mai stato. Anzi, chi c'è stato, se c'è stato qualcuno di voi, scrivetelo qua sotto nei commenti, mi raccomando. Ok, stiamo Tiriamo da entrando. qui. Mamma mia, bellissimo, guardarlo così mi fa paura. Mi ricorda la prima volta che sono andato alla stazione Termini. Ma vedo una fontana. Ok, sto entrando anch'io, amore. Sì, c'è la fontana Entra. Ma all'interno. Oh, che stile. È un'altra quindi qua non area. Ma si entra? non lo sapevo mica che ci fosse un'altra area.
È enorme questo museo. Ma... Cioè, se davvero è così, è spaventoso. Porca miseria. No, oh, guarda che carina la fontana. Eh sì, hanno fatto pure l'effetto dell'acqua col vetro. Sì, come avevo fatto pure io sopra il server nostro. No, stupenda, è stupenda davvero. Mi sa che, come dici tu, però, all'interno dei palazzi non ci si può entrare, perché comunque hanno fatto la riproduzione delle porte e non hanno fatto entrate. Quindi non ci sono i quadri, non ci sono, no, le statue, i quadri non penso c'è di nulla. No. Che poi io non avevo notato, ma là sopra c'è la bandiera. Sì, la bandiera l'ho vista. Ma con che cosa è fatta? Con i quadrati? Cubetti lo stesso? Sì. Fammi vedere, sì, no, adesso voglio andare sui tetti, perché anche i tetti sono stati curati in una maniera esagerata, eh. Cioè, è proprio perfetta. Ne ho viste tante di mappe, ma questa è veramente fatta veramente bene. Che poi, infatti, però, si vede poi dopo, se andate a vedere nel dettaglio, che all'interno dei palazzi è totalmente vuoto. No. Infatti si vede dalla vetrata qua sopra, all'interno è totalmente vuoto. Io speravo ci fossero almeno alcuni dei più nominati. No, è questo, invece dentro c'è. Quello questo centrale. No, aspetta, è quello dove stavamo noi. Dove sei entrato quello? Aspetta, vado a vedere nelle altre vetrate. Mi faccio una corsa sulle altre vetrate, perché vorrei vedere magari ci fosse qualche altro palazzo accessibile. Vediamo un po'. Vado a vedere anch'io in giro, vediamo. Eh no, all'interno dei palazzi è totalmente vuoto. C'è solo la forma delle finestre, che sarebbe poi quella esterna, identica all'interno. Però vedi, qui sono delle zone veramente ampie. Sarebbe bellissima una mega lobby di un server. Con una mappa del genere verrebbe veramente enorme. E adesso diamo un'occhiata alla parte esterna, che effettivamente fa lo stesso un bel effetto, col portone anche con i due lampioni all'entrata. Forse i due lampioni così, non so se sono i veri, perché effettivamente sarebbero un po' strettini, insomma. Un po' enormi. Però la parte esterna uguale, è ben curata, le finestre ben fatte. Poi dopo con le fan ci hanno fatto questo effetto delle finestre divise. Quindi è stata veramente una cosa stupenda. Di là comincia a venire un po' di mondo piatto. Mi sono lasciati i pezzi qua, eh. Lavorate e lasciate i pezzi, vanno bene queste cose. Ma lol. Oh, intanto hanno fatto un lavorone. Tanto hanno fatto un palazzo intero, anzi tutto il museo di Louvre. Ma con tutti i contorni poi perfetti, cioè è una cosa esagerata. È bellissimo, sì. Va bene ragazzi, avete visto questa mappa incredibile di un grandissimo creatore? Troverete in descrizione il download della mappa, e se volete anche il download di questa texture pack del cielo, che è veramente bello da vedere, stupendo. E niente ragazzi, volevo farvi una proposta. Vi ricordate le nostre bellissime Lucky Block Challenge a sfida? No. Sarebbe bello devastare il museo di Louvre direttamente con una Lucky Block Challenge. Oh mio Dio, vuoi far esplodere il Louvre? Sì, facciamo esplodere il Louvre francese. Mo si arrabbieranno sicuramente come... cattivo. Va bene, ragazzi, dai. Arriviamo, cerchiamo di arrivare a 1000 like, una cosa impossibile per il canale, ma voglio vedere, voglio sfidarvi, perché vi abbiamo mostrato una mappa bellissima. Condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao, ne.